Rappresenta. Io vorrei conoscere uno allora, per uno notizia che le viene persone da Malpensa, che hanno votato da Milano. Il gruppo di attivisti contro il cambiamento climatico Ultima Generazione ha messo in atto una protesta all'aeroporto milanese di Malpensa. Alcuni militanti sono riusciti ad entrare nell'area riservata ai jet privati e si sono seduti sotto gli aerei fino succede, all'arrivo della polizia, che li ha identificati e successivamente fatti alzare. Dunque non hanno bloccato un emerito cazzo, avranno rotto i coglioni, avranno provocato qualche ritardo a un aereo privato che giustamente voleva partire e non avere a che fare con questi cialtroni. Cialtroni. Secondo un attivista, San Valentino è il giorno dell'anno in cui ci sono più voli privati per motivi non lavorativi. Ma certo, ma qual è il problema? È l'economia che si muove, gente che viene a spendere, magari che va da Milano a Londra o da Londra a Milano. Sono ricchi che spendono e dunque non cagate il cazzo. Vogliono mettere a bando i voli privati, incredibili, jet privati, pazzesco. È stato un po' virale su TikTok. Caro Davide, su TikTok. I cinghiali li hanno devastato tutto, è colpa del PD, quei delinquenti del PD che si dedicano più alle banche che all'uccisione dei cinghiali. Il vino è una medicina. Che veramente ti blocchino tutta la trasmissione. Ti dovrebbero bloccare. Perché mandare in onda delle cose così, dai una rappresentazione del paese. Ma questo è la rappresentazione del paese, questo è il punto. La rappresentazione del paese, che però non è rappresentato, secondo me, da alcuni signori che oggi si sono stesi, devo dire la verità, senza nemmeno il coraggio di bloccare fino in fondo gli aerei privati, sulla pista di Malpensa, perché sostengono che per il giorno di San Valentino ci siano molti aerei privati, l'ho già detto, che partono appunto da arrivano a Linate, a Malpensa, dove cazzo è. Ora, non rappresentano l'Italia, lo posso dire? Non rappresentano l'Italia. Beh, se stessi. L'Italia non rappresentano lo so, se stessi, va benissimo, certo, non rappresentano l'Italia. Non è che l'Italia si oppone ai jet privati, non è che l'Italia è contro i jet. Gli italiani non sono contro i jet privati, anzi vorrebbero averli i jet privati. Diciamoci la verità, chi è che non vorrebbe avere un jet privato? Se io potessi, me lo farei il jet privato. Boh, non è tra le prime cose che farei. No, però se io avessi la possibilità di comprare un jet privato, anch'io, perché io no, è vero. No. Se me lo potessi permettere, non lo farei nemmano. Io non se ho... me lo chiedi, no. No, anch'io, però non è che non me lo farei il jet privato perché sono attento all'ambiente, a queste cose qua. Non me lo faccio perché non mi piace. Non mi interessa. Perché non io mi credo interessa. Che potrebbe essere interessante mandare questo messaggio. Ad esempio, sarebbe bello acquistare una Treccani, ad esempio, un'enciclopedia Treccani. Questo è un valore c'entra, bello. Ma non c'è niente. Questo comunque, questo. Esatto, palle con sta Treccani. Allora, abbiamo qui un signore che si chiama Luca Trivellone, che è già stato ospite di questa disgraziata trasmissione. Trivellone, che non promette niente di buono. Ma sai? Sì, Trivellone, giocatore di rugby. Buonasera, signor Trivellone. Che buonasera. Rappresentante di Ultima Generazione, se non sbaglio. E poi ci dovrebbe essere anche un altro signore, o sbaglio, collegato con noi. Chi è collegato con noi? Un altro campione del mondo? Chi è? Un tale Lorenzo Masini. Lei chi rappresenta, signor Masini? Nessuno. Io, Scientist Rebellion, un movimento di scienziati che fanno disobbedienza civile. Ah, Scientist Rebellion, molto bene. Ora io voglio dire una cosa, prima mi rivolgo a Trivellone e poi a lei, caro Lorenzo Masini. Voi volete sostanzialmente l'eliminazione dei jet privati. Ora, è impossibile realizzare questa cosa. A me non me ne frega niente dei jet privati, io non sono uno che ama i jet privati, non me ne frega nulla. Non ho mai viaggiato su un aereo privato, posso dire la verità, non sono come Porro che ha viaggiato su un aereo privato. Ah, io non... Porro su un aereo privato? Sì, saperlo. Ma me l'ha detto lui più volte, anche se fatto anche vedere. Cioè, perché volete eliminare questi jet privati? Adesso non mi fate i soliti cosi dei numeretti, consumano in qualche ora quello che... Dimmi, Trivellò, perché li volete eliminare? Allora, i numeretti in 4 ore consumano più degli italiani che ci ascoltano a casa, 8 tonnellate di CO2 che un italiano che ci ascolta a casa emette in un anno con tutti i trasporti sommati assieme. Quindi intanto un po' di numerini ci stanno. Sì, ma uno potrebbe anche dire, scusami, ti interrompo subito. Allora, tu hai detto un jet privato consuma in 4 ore quello che gli italiani consumano in CO2 in un anno. Un italiano in un anno. Sì. Uno, la risposta potrebbe dire: ci sono tante cose, sti cazzi, ci sono tante cose che consumano tanto, perché proprio i jet privati? Perché vi dà fastidio il ricco che viaggia per i cazzi suoi? Perché? Benissimo, intanto stop ai sussidi ai combustibili fossili è la richiesta ma di quello che c'entra, quella è un'altra che cosa. Che l'emissione più che sono quelle che hanno più impatto sull'ambiente, ma subito dopo sicuramente arriva il traffico aereo. Se il traffico aereo fosse uno Stato europeo sarebbe il quarto inquinante in tutta Europa, ma
l'1% a niente più l'aereo. L'aereo non si deve prendere nel lungo periodo, non bisogna più prendere aerei. Allora ripartiamo, no, ma non bisogna più prendere aerei, ma è una cosa pazzesca. L'1% dai. Delle persone più ricche inquina a livello aereo più del 50% dei più poveri, quindi non si considerano aerei di linea in questo, si considerano i jet privati. Sì, ma come si fa a eliminare i jet privati? Mettiamo che sia così come dici tu, no, che sono delle cose terribili, che inquinano eccetera, mettiamo che tu abbia ragione su tutto, mettiamo tu hai ragione, inquinano molto di più degli altri, va benissimo, sarà sicuramente come dici tu, ma come si fa a eliminarli? Spiegami come si vieta il volo, possiamo viaggiare con i treni, possiamo viaggiare con gli aerei di linea come facciamo noi poveri italiani che ascoltiamo oggi questa, in questa redazione. Oggi chiunque che sta ascoltando da casa non avrà mai il problema del jet privato, di come viaggiare o non viaggiare. Il problema come si fa a eliminarli, però a eliminarli come si fa? Gli impedisci di viaggiare, gli aerei di linea e utilizziamo i treni. Ma Fedez, questo l'ho capito, Fedez con la Ferragni, a seguito dell'esposizione di quanto inquina il loro jet, hanno detto che non viaggeranno più. Ma sì, ma questa è ipocrisia pure, non so se l'hanno detto, non so se l'hanno detto. Qualche lacrimuccia del problema del primo mondo, qualche lacrimuccia se la saranno fatti, ma i jet privati non ci vanno più. L'idea è che continuando questa sensibilizzazione che oggi è avvenuta in 11 paesi, 20 azioni, non siamo i soli, Stati Uniti, Inghilterra, sì, ma non è successo Francia, un cazzo, avete provocato Germania, piccoli ritardi, non è che avete impedito agli aerei di volare. Piano piano riusciamo a sensibilizzare. Vabbè, però è un pezzo di economia, scusi signor amico, amico caro, è un pezzo di economia importante del paese, esatto, cioè il fatto che i ricchi ricchi magari si possono un po' limitare, ma il fatto che i ricchi ricchi arrivino qua in Italia e se no vanno da un'altra parte, capito? Invece è importante per l'economia dell'aeroporto. Mi piace moltissimo che parliamo di economia. Noi italiani che ascoltiamo ci chiedono le accise sulla benzina, cosa che non chiedono in Italia. Ma non è vero, dai, pagano un sacco di soldi questi qua, dai. Ai combustibili del jet privato. Vabbè, mettiamoli, per carità, mettiamoli. Dobbiamo tassare chi viaggia più spesso. Ma insomma, voi volete fare una cosa fascista, diciamoci la verità. Adesso mi rivolgo a Lorenzo Masini, che non conosco, mentre conosco Trivellone. Voi volete fare una cosa fascista, in nome della scienza, volete fare una cosa fascista, che è quella di bloccare la libera circolazione dei jet privati. Uno, se è ricco, si fa un jet privato, paga un sacco di soldi, facciamogli pagare di più la benzina, cosa che già fanno, ma sia libero di circolare. Voi volete bastonare, caro Masini, una attività privata. Questo è fascismo, chiaro? No, allora la interrompo qui perché non è vero. Allora, no, prima come di tutto, no? Fascismo puro. Prima di tutto, emettere CO2 nella situazione in cui siamo adesso non è più considerabile come semplice inquinamento, una scelta personale. Produrre CO2 a questo punto della storia umana significa produrre morte, disastri climatici. E una persona solo perché possiede soldi non è autorizzata a fare tutto questo. Sono degli assassini. Sono degli assassini. Chi produce CO2 è un assassino. Sappiamo per certo che la storia degli incentivi, degli ecoincentivi questo e vuole degli offset comizietto di CO2 è una cazzata che non questo funziona, perché comizietto sono usciti i report nelle scorse settimane, mostrano che il 90% di questi offset e compensazioni sono falsi. Di questi? Che so? Di questi offset, cioè le persone che pagano per emettere CO2 per compensare. Per in realtà queste sono operazioni che non hanno nessun valore nel mondo reale. Sì, comunque amico mio, posso dire una cosa, tu puoi dire tutti i numeri che vuoi, ma se tu vuoi l'eliminazione dei jet privati e forse anche degli aerei, questa è una roba fascista. Purtroppo il mondo, per campare, per andare avanti, per far andare avanti anche te, per fare quello che fai ogni giorno con i telefonini, con tutte le attività, con la macchina, inquina. Il mondo inquina e si sta meglio adesso rispetto a 50 anni. Possa permettersi di prevalere sulla vita delle altre persone, ma non prevale sulla vita. Si permette di comprare un jet privato per viaggiare meglio, per fare lo snob e per farsi cazzi suoi. Sì, ma quell'azione di fare un volo avrà delle ricadute sulla vita delle persone. Non ha nessuna ricaduta, è talmente minoritaria quella cosa che non. Andate in Cina a protestare, che è il più grande inquinatore è il più grande inquinatore mondiale. Incatenatevi davanti all'ambasciata cinese, fate casino davanti all'ambasciata cinese. Le attività umane contribuiscono in minima parte all'inquinamento, non dite cazzate. Andate in Cina, forza. No, il paragone con la Cina è falso ed è stato spiegato già da anni. Cinese medio inquina molto meno di un italiano medio, molto meno di un americano. Cinese medio. Senti, Trivellone, quali sono le prossime azioni? Così almeno non vado all'aeroporto. Quali sono le prossime azioni che avete in allora, testa? Sicuramente invitiamo chiunque a partecipare a l'iterazione ad aprile, che torneremo a Roma. Che cos'è? No, aspetta, una...
Che cosa c'è ad aprile? Scusami, però ad aprile devo andare a Bruxelles ad aprile, scusa, ho una conferenza a Bruxelles che devo fare, quindi ti prego di no, ti do la data, guarda. Quelli non inquinano invece, jet di linea. 10 volte meno. Sì, ma inquinano. Con il jet privato parliamo di empty leg. Molti jet privati viaggiano vuoti per andare a prendere le persone. Io adoro un aereo di linea vuoto, non l'ho mai visto. Io voglio un jet. Più vi sento, non l'abbiamo mai visto. Ma perché mandami un selfie sul tuo jet privato, no, se ci vai, ti assicuro che faresti, tu che mi dici sempre che sei per la libertà, certo. Non è una libertà fare violenza così a noi cittadini italiani. Ma non fanno violenza quelli che usano i jet privati, non abbiamo una lira per pagare le accise sulla benzina. Ma tu vai sul jet privato senza pagare le tasse, perché le accise loro non le pagano, e ti vanti pure di portare avanti la libertà. Non è una libertà questa. Grazie, amici miei, grazie, viva la libertà, ciao. 9-11 marzo.